Poracci, il gioco era una vera e propria hidden gem di PlayStation 3 e Sofficino Action ha riconosciuto al volo Tokyo Jungle. Bravo! Con le risposte mi avete fatto spaccare, ne cito tre tutte insieme, ma non penso di aver mai lasciato così tanti cuori sotto a un solo video. Le migliori sono sicuramente Super Smash Dog Bowl, Mortal Kombat con le Fat Catality e, a casissimo, Apocalypse Meow. E metto pure Fatal Friskies. Sono fiero di voi. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a essere scritto, diretto e interpretato da Michael J. Poro. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, giuro, soddisfatti o rimborsati. Andremo a vedere un aggiornamento a sorpresa del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online, parleremo della nuova data di Splatoon 3 e infine chiuderemo in bellezza commentando un rumor dal sapore tremendamente nostalgico. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a lasciar perdere la nostalgia canaglia e a rivolgere il vostro sguardo verso il futuro, all'orizzonte. Lo vedete? Sì, quello è il Poroverso. Quindi mettetevi tutti in marcia verso la conquista non violenta di Internet. Basta lasciare un like e iscriversi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ah, e seguitemi anche su tutti gli altri social, in descrizione trovate tutti i link. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con le notizie al volo e inaugurerei un nuovo segmento. Chi guarda il TG Poro non sbaglia mai. Perché abbiamo due importanti aggiornamenti rispetto a quello che ci siamo detti ieri. Vi avevo parlato di un possibile aggiornamento dell'app Mega Drive durante la notte, vi ricordate, no? Beh, i bot non sbagliano mai e l'aggiornamento è arrivato puntuale, come un rumor su Switch Pro all'interno del TG Poro. Si aggiungono così al pacchetto aggiuntivo dell'NSO tre titoli niente male per Sega Mega Drive. Si tratta di Space Harrier 2, Shining Force 2 e Sonic Spinball. Dei tre l'unico che probabilmente non proverò è Shining Force 2, purtroppo non ho proprio il tempo in questo periodo di dedicarmi a un JRPG, però per gli amanti del genere può essere una grande aggiunta. Sono molto curioso invece di provare il flipper di Sonic, lo ammetto, per quanto riguarda il Mega Drive ho zero cultura, e poi Space Harrier 2. Il primo è stato uno dei titoli che più ho giocato su Game Gear e chissà se questo seguito mi farà lo stesso effetto. Cioè, oddio, spero di no perché me lo ricordo difficilissimo. E poi ancora, proprio ieri abbiamo parlato del possibile rinvio di God of War Ragnarok e mi sa che l'animation director del titolo, tale Bruno Velasquez, è un fan internazionale del TG Poro, visto che non solo ha retweetato il video di Cory Barlog, ma in più ha risposto a un fan rassicurandolo. Ragnarok uscirà quest'anno. E se lo dice Velasquez, che facciamo? Ci fidiamo? Più passa il tempo e più ci avviciniamo a gran velocità all'epocale ritorno di Klonoa, un'icona del gaming fine anni 90 assente da troppo, troppo tempo. La Fantasy Reverie Collection approderà su Nintendo Switch il prossimo 8 luglio e se siete nel gruppo delle offerte poracce, spero lo abbiate già prenotato. Altrimenti il link lo trovate in descrizione. Mentre attendiamo l'uscita estiva, Bandai Namco ha fatto un piccolo elenco delle novità introdotte con questo remake dei due titoli della serie. E guardate che ci sono un bel po' di novità. Abbiamo infatti un selettore di difficoltà tra facile e normale, che poi farà posto anche a difficile una volta completato il gioco, dei nuovi tutorial opzionali, una modalità cooperativa a due giocatori e anche delle nuove sfide col cronometro. Io sono in super hype, però dopo le delusioni degli ultimi mesi cerco di rimanere con i piedi per terra. Non è semplice rendere giustizia ai capolavori del passato e speriamo che Namco ci metta l'impegno necessario per non fare scivoloni. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e ancora una volta torniamo a parlare di NSO e aggiornamenti a sorpresa. Possiamo muovere tutte le critiche del mondo a Nintendo e al suo servizio in abbonamento, però diamo a Miyamoto quel che è di Miyamoto. Quella che all'inizio era un'offerta abbastanza scarna, col passare dei mesi è diventata sempre più appetibile. E adesso anche gli interessati al mondo di Splatoon avranno un motivo in più per abbonarsi al pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online. Eh sì, perché il servizio non si configura solo come un abbonamento necessario per giocare online su Switch o un catalogo dedicato al retro gaming. Tra le varie offerte aggiuntive posizionate per giustificare il corposo rincaro del prezzo all'abbonamento annuale, ci sono anche i DLC a pagamento offerti a tutti i membri del pacchetto aggiuntivo.
Dopo Happy Home Designer di Animal Crossing e i percorsi aggiuntivi di Mario Kart, Nintendo ha ben pensato di inserire anche il DLC Octo Expansion di Splatoon 2 e come mossa la trovo molto intelligente. Di Splatoon 3 ne parleremo fra un attimo, ma se si vuole generare interesse verso un titolo di prossima uscita, quale modo migliore di ricordare a chi comunque probabilmente è iscritto all'NSO per giocare online che la serie ha degli illustri predecessori? Certo, i fan accaniti avranno già giocato e finito l'espansione anni e anni fa, ma sono sicuro che in tanti come me si trovano nella situazione in cui sì, in passato hanno giocato a Splatoon, ma non hanno mai sentito l'esigenza di provare il DLC. Quindi questa è per me al contempo un'ottima mossa strategica da parte di Nintendo e anche una graditissima notizia per noi consumatori. Però a questo punto la domanda sorge spontanea. A forza di aggiungere, prima o poi Nintendo dovrà togliere qualcosa. Il valore del pacchetto non può aumentare all'infinito senza dei rincari e non credo che Nintendo sarebbe così folle da modificare il prezzo dell'NSO. Quindi secondo voi, presto inizieremo a vedere rimossi dei contenuti dall'NSO e il suo pacchetto aggiuntivo? Ma attenzione, perché per quanto riguarda Splatoon non è certo finita qui. Ne avevamo già parlato in modo estensivo durante la settimana, ma era chiaro come l'aver deciso di anticipare Xenoblade 3 all'estate fosse in realtà una mossa fatta in funzione di qualcos'altro. Ebbene, ora sappiamo il motivo dietro questa scelta fatta da parte di Nintendo, però c'è ancora un grandissimo dubbio. Come ci insegna il nostro caro amico e fan Guglielmo di Occam, Nintendaro Doc dal 1288, l'ipotesi più semplice alla fine si è rivelata la più corretta. Xenoblade 3 è stato anticipato per lasciare spazio a settembre a un altro terzo capitolo, quello di Splatoon. Splatoon 3, inizialmente previsto per una generica estate 2022, è stato riposizionato al 9 settembre e insieme alla data di uscita è arrivato anche un nuovo trailer di gameplay. Però lasciatemi dire che lo scorcio offerto sul gameplay del multiplayer non è che impressioni più di tanto per innovazione. Da profano della serie non mi sembra ci sia chissà quale balzo in avanti per quanto riguarda l'azione di gioco, ma se ci sono esperti tra di voi sono curiosi di sapere le vostre impressioni. Non sembra un po' un aggiornamento di Splatoon 2 piuttosto che un sequel a tutti gli effetti? Comunque, la data inizio settembre, come pronosticato, lascia una voragine aperta a ottobre e a questo punto io mi aspetto una bomba autunnale da parte di Nintendo. Vi ricordate l'anno scorso com'è andata, no? Durante il direct estivo è stato annunciato Metroid Dread, io ho rischiato di svenire in live e il successivo ottobre stavamo giocando al nuovo capitolo di Metroid in 2D. Quindi quest'anno mi aspetto un pattern molto simile. Cosa vedremo incastrato tra Splatoon e i Pokémon? Metroid Prime, la Zelda Collection, Bayonetta 3 o qualcos'altro? Vi aspetto nei commenti con le vostre prediction. E chiudiamo la settimana con un altro rumor succosissimo, di quelli che però faranno la felicità soltanto di chi orbita pericolosamente intorno ai 30 anni di età. I poracci non più giovanissimi, insomma. Chi ha vissuto in prima persona la nascita del genere degli action stealth ricorderà con immenso piacere la serie di Siphon Filter. Dai, è facile ricordarsi di Metal Gear, Hitman e Splinter Cell, ma il genere non finisce lì. Infatti una delle prime fatiche dello studio che oggi conosciamo come Band Studio, gli stessi di Days Gone, era proprio Siphon Filter, un particolare action stealth in terza persona che si ispirava palesemente a 007 GoldenEye su Nintendo 64, ma provava a riportare quel tipo di gameplay e struttura a missioni all'interno di un contesto tridimensionale in terza persona che prendeva tanto da Tomb Raider, in particolare il sistema di puntamento automatico. La serie ha visto anche un discreto numero di seguiti prima di sparire completamente nell'ombra, tenendo fede alle sue origini stealth. Ora sappiamo che il sistema di rating coreano ha appena valutato i primi 4 capitoli di Siphon Filter, l'1 e il 2 usciti su PS1, e poi anche i più moderni Dark Mirror e Logan's Shadow, pubblicati per PSP e in seguito portati anche su PlayStation 2. L'idea di poter riscoprire questa serie è parecchio allettante, ma fate molta attenzione perché probabilmente non si tratterà di una release organizzata in una collection, ma piuttosto di titoli che verranno aggiunti a livello premium del PlayStation Plus, quello che darà accesso a una libreria sconfinata di vecchie glorie del catalogo PlayStation. Sì, quello che verrà a costare 120 euro l'anno. Quindi le cose si stanno muovendo in questa direzione. La forza del Plus di PlayStation sarà in gran parte dettata anche da queste retro esclusive e per quanto l'idea di poter rigiocare a questi 4 Siphon Filter è parecchio allettante, quanti di voi hanno intenzione di abbonarsi a livello premium del Plus? Dai, fatemi sapere la vostra! E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì, forse, per un nuovo video. Voi comunque, mi raccomando,
fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Spla, Michele Thun, ciao. 3, ciao. Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa. Cliccate di più! Faccio queste cose perché cliccate di più!